linea diretta, seconda parte di Basket Mania, dove affrontiamo il basket americano NBA. È stato un weekend ricco con l'All-Star Game e poi tra poco l'intervista esclusiva di Kevin Durant realizzata da Riccardo Ferrari. Siamo andati a Los Angeles, ci ha raccontato un po' tutto quello che riguarda la sua squadra, gli Oklahoma City Thunder. Prima la nostra pillola con tutte le curiosità legate all'All-Star Game. Kobe Bryant non gioca all'All-Star Game e il venerdì di San Valentino posta una foto della sua Vanessa con un succinto bikini, come a dire, voi andate a giocare che io mi diverto lo stesso. Il Team Hill, guidato da Andre Drummond, vince il Rising Star Challenge. Il centro dei Pistons chiude con 30 punti e 25 rimbalzi nella vittoria 142-136. Sul più bello però, al momento della consegna, il premio per l'MVP, appunto Andre Drummond, si rompe e cade a terra. Tim Hardaway Jr. ha imparato tantissimo da J.R. Smith questa stagione, soprattutto a slacciare le scarpe degli avversari. Vittima, ancora, Andre Drummond. Lillard e Burke trionfano nella Skill Challenge. I due giovani playmaker mantengono alto l'onore della Western Conference in questa entusiasmante sfida del sabato. Con la nuova formula quasi non si capisce, ma alla fine John Wall vince lo Slam Dunk Contest. Poi, appena incoronato re della gara delle schiacciate, John Wall si fa prendere la mano e dice: LeBron James non sa schiacciare come me e molti altri, è solo sopravvalutato. Attento John, l'NBA è roba sua. Chris Bosh segna da centrocampo come se tirasse da un metro dal ferro. Con lui, in squadra, Dominic Wilkins e soprattutto la campionessa della WNBA, Swim Cash. La vittoria era assicurata. E ora un po' di glamour, le scarpe protagoniste. Terzo gradino del podio, Victor Oladipo, che però ha un problema, si accorge in spogliatoio di avere due scarpe dello stesso lato. Secondo posto per Trey Burke e medaglia d'oro per le scarpe di Tim Hardaway Jr. Ora diamo i voti agli outfit. Terzo posto, Chris Bosh. Passino anche i pantaloni militari, ma la borsa da donna manager non si può proprio vedere. Secondo posto, James Harden. Con la barba ha fatto moda, con la camicia speriamo proprio di no. Primo posto per Victor Oladipo, ma la giacca è davvero arancione. Lui invece può indossare ciò che vuole. LeBron James è star anche fuori dal campo. Sul palco, inoltre, è il primo a dare spettacolo. Insomma, non balla neanche male LeBron James. No, LeBron James fa tutto bene. Fa tutto bene, fa veramente tutto bene. Ha fatto tutto bene anche Marco Bellinelli, ha vinto la gara del tiro da tre, tra poco chiaramente ne parliamo, perché è la prima volta che un italiano porta a casa un trofeo di questo genere. Prima però arriviamo al punto, all'intervista esclusiva che abbiamo realizzato per tutti voi, Manuel. Kevin Durant. La primo contributo, su che cos'è, Manuel? Ci parla dei playoff e delle sue aspettative, diciamo, siccome sicuramente Oklahoma andrà ai playoff, vediamo come li affronteranno e cosa hanno imparato dall'anno scorso. Riccardo Ferraris. Yeah, I mean, I'm kind of tired of talking about last year. That was, you know, that happened, that was over with. No excuses. We should have just got it done. You know, I don't care about the time and none of that. We should have just got it done. But great learning experience for us all, especially myself. Just learning more about myself as a player, about the team, and you know, we're gonna look back at that and just enjoy that time, knowing that it was tough. But guys got better from it, and you know, this year it makes it a little different, a little easier than it was last time. I could do everything for the team with Russ being out. That's what I thought. I had to do everything, but it wasn't about that. It was just about how we're gonna play as a group. You know, how can I help my teammates out? And what do I have to do to make this team better? And I learned a lot. You know, it's not just me rebounding the basketball, pushing it up, passing my teammates for a score, or me just scoring. It's about encouraging them, being there for them when they're struggling, just like they're there for me when I'm struggling, and just being a great teammate every single day, just practice, shoot around. So I learned a lot. And it don't matter. Yeah, it's too early. It really doesn't matter to me, you know. We gotta get through, you know, the Western Conference first. You know, that's tough. That's a tough challenge in itself. But it's way too early. We're just gonna take it a day at a time. Enjoy this process. Enjoy every single day, and then get ready for the break after that. So, you know, it's that's way too far down the line.
giustamente dice dobbiamo essere concentrati sul presente, non si sa quello che succederà. Kevin Durant, che tra poco ci parla anche del suo compagno di squadra Russell Westbrook. Intanto arriviamo ai nostri italiani, perché di Marco Bellinelli ha vinto questo trofeo molto importante e grande soddisfazione per noi. Giù il cappello per Marco Bellinelli, sul serio, non tanto in assoluto per il valore di aver vinto una gara del tiro da tre punti all'All-Star Game, che per gli americani è spettacolo, per il fatto che abbiamo scritto un nome italiano in un qualcosa che ha a che fare con l'NBA, il che vuol dire con gli extraterrestri. Questo credo che sia il valore vero a cui dobbiamo dire grazie a Marco Bellinelli. Ha portato l'Italia a scrivere il nome vicino a Larry Bird, vicino ad altri strepitosi campioni che questa gara l'hanno vinta, quindi non per la coppa che si è portata a casa. Marco ha detto benissimo, ok, mi torno ad allenare subito, voglio l'anello, non è questo quello che mi farà ricordare, però ce lo ricorderemo noi, perché noi, c'è un pezzetto d'Italia che ha vinto qualcosa nell'NBA, dimostrando di poter battere, di competere con quelli che sono gli americani più forti, perché gli americani gli altri non li considerano molto, sì, e sarà sempre così, e invece noi ci siamo. Grazie, sì, Marco. Perché poi insomma gli italiani, gli altri non è che stiano facendo gran bene, poi ne parliamo anche di Bargnani tra poco. Rimaniamo su Bellinelli perché abbiamo voluto omaggiare il giocatore, abbiamo un po' riassunto quella che è stata una giornata che si ricorderà, immaginiamo, per tutta la vita. È un weekend speciale quello di Marco Bellinelli. Arriva a New Orleans perché da quando è a San Antonio segna anche bendato. Da due giorni di interviste non inizia al meglio. Subito storpiato il nome di Marco. Lui sorride e pensa, questa ve la faccio pagare. Poi le interviste e qualche lavoretto con NBA Cares, giusto per entrare in modalità star NBA. La sera della gara si avvicina, Bailey studia la strategia, sembra tutto chiaro. Capo da basket. Io comincerò da qua. Che è l'angolo sinistro. Che è l'angolo sinistro, direi. Numero uno, prendo la palla, tiro tutto, e dopo cambio, vado così. Però sempre così la prendo. Non parto da sinistra, la prendo così. La prendo da destra, cioè la prendo. Prima di entrare in scena si stempera la tensione con un po' di videogame e le chiamate di amici e parenti. Marco sembra rilassato, ma come porta fortuna non può mancare la foto con il tifoso NBA numero 1, Spike Lee. Finalmente ci siamo, si va all'arena. Sono concentrato. Allora ci siamo. Finalmente no, star. Poi la gara, la gioia, le foto di rito, il party. Ma prima di andare a casa, un click con una leggenda come Kareem Abdul-Jabbar non può mancare. E Marco sembra dire, per una notte almeno, anche io sono il numero uno. Leone, mi hai detto, campione di questo three-point contest, grazie mille, un abbraccio. Dai! Ancora complimenti a Marco Bellinelli. Dicevamo, altri italiani. Allora, capitolo a parte da Tome, che insomma non sta trovando tanto molto spazio. Bisogna parlare di Bargnani, perché a parlare di lui è stata la rivista economica Forbes, che ha criticato duramente il giocatore perché, secondo la rivista, lui è il giocatore più strapagato dell'NBA, che però ha delle prestazioni, sempre secondo Forbes, modeste rispetto a quello che guadagna. Come rispondiamo a Forbes? Che temo che un po' ci stia, purtroppo, per noi. Una cosa diciamola in favore di Andrea, è sempre stato falcidiato dagli infortuni in tutti gli ultimi anni. Contare le stagioni intere dove ha potuto dimostrare il suo potenziale è poche, considerati gli anni in cui gioca là. Però tutto sommato, pensando a quanto guadagna, gli americani ci tengono molto, soprattutto se non sei un americano, a fartelo notare. Per quanto poi rispondi sul campo, temo che un po' ci stia. Complice il fatto che tutta New York stia deludendo, è facile per loro buttarci dentro Andrea Bargnani piuttosto che Carmelo Anthony, da cui invece loro dovrebbero aspettarsi molto di più. Però qui apriamo veramente un discorso che poi sarebbe molto lungo. Riguardiamo un attimo insieme la grafica, così anche Dani e Manuel ci dicono cosa ne pensano. Sì, secondo me è un po' esagerato.
sbagliata, diciamo, questa classifica, e dimostra quanto gli americani puntano, insomma, l'occhio su questi giocatori di colore bianco. C'è Barnier nel primo posto con 11 milioni di dollari, Boozer, Gordon, Gasol e Joe Johnson. E forse Joe Johnson è quello che, guadagnando di più, dovrebbe rendere molto di più. Ti faccio solo un altro nome a New York: Stoudemire guadagna 21 milioni di dollari e il suo rendimento in questo momento è forse inferiore a quello di Andrea Barnier. Assolutamente. Ritorno al discorso di prima: Carmelo Anthony e Amari Stoudemire, per responsabilità che hanno all'interno della franchigia, dovrebbero stare allora al numero 1 e al numero 2. Ed Andrea non si aspetta certo che sia il trascinatore della squadra come gli altri due. Stoudemire è arrivato con un contratto da 100 milioni il massimo. Quindi diciamo, Lady, Forbes bocciato. E soprattutto che tolga assolutamente Voto a Forbes zero, soprattutto per aver messo Carlos Boozer al numero 2 più che Andrea Bargnani al numero 1. Vediamo adesso che voto date invece a LeBron James, perché ha fatto parlare molto di sé in questa settimana, ha lasciato due dichiarazioni. La prima ha detto: a fine carriera sarò considerato tra i 4 più forti di sempre, modesto. E poi ha detto che lui si meritava di vincere il premio come miglior difensore, Manuel. Allora, secondo me sulla seconda forse ci sto un pochino, perché nell'NBA soprattutto poi guardano la classifica delle palle recuperate o delle stoppate come sinonimo di difesa, e invece secondo me LeBron James, quando decide che conta, effettivamente è oscura, difende tre ruoli oppure copre tutto il campo. Sulla seconda frase ok, sulla prima secondo me è un po' esagerato. Io fossi Kobe Bryant direi: ne riparliamo tra qualche tempo, perché se dovessimo fare, appunto, se dovessimo vedere i volti dei Monty Rushmore come stanno facendo in America in questo tempo, direi che Kobe Bryant al posto di LeBron James ci sarebbe per il momento meglio. Edi? Ma 4 sono pochi, cioè anche LeBron, ma dico, aprire un dibattito sui 4 del Monte Rushmore, 4 sono pochi, ma anche 5 sono pochi, bisognerebbe fare un elenco di 20-50 giocatori e di sicuro lui ci sta dentro. Secondo me nei 4 no, io non sono il primissimo tifoso al mondo di LeBron James, può stare nei 10, nei 15, secondo me nei 4 no. Ecco, c'è Bill Russell che al posto suo ci starebbe benissimo, che tra l'altro gli ha risposto a tono dicendo credo che abbia fatto anche abbastanza bene Oscar a rispondere. Robertson, Will Chamberlain, queste classifiche qua sono terribili. Allora, c'è da dire solamente che a difesa di LeBron James, che io stimo moltissimo, lui ha detto a fine carriera, non sappiamo quello che può fare ancora LeBron James, perché potrebbe vincere altri 5 titoli, 5 volte MVP della finale, allora in quel caso alzo. Quindi mi sembra molto positivo sulla cosa, Dani, un pochino meno tu, nel senso che... No, è giusto, Dani ha fatto benissimo a sottolineare la fine della carriera, che non è certamente adesso che ha 27-28 anni, quindi giustissima questa valutazione. Vediamolo LeBron tra... James? Abbiamo 10, LeBron James è fortissimo, anche se non sono super tifoso, 10. Ha preso meno Marco Venza di LeBron James, perché era 7, quindi insomma, va bene. Allora, andiamo ora ad ascoltare ancora Kevin Durant, che parla del rapporto che ha con un altro compagno di squadra, Russell Westbrook. Sappiamo che insomma tra compagni non c'è sempre feeling, in questo caso sembra davvero che ci sia un'ottima sintonia. Ascoltiamo. Definitely, we definitely make each other better. I think he makes me better more than I make him better. But he's one of those guys that our relationship has definitely grown. It's like a brother, it's a brotherhood, you know. Some days are good, some days are bad, some days we want to fight each other, but that's the beauty of it all, and that's why I love a guy like Russell. Because he's real, he's honest about everything, he speaks his mind, and he wears his emotions on his sleeve, and that's a guy that I love. So I'm blessed to have him on our team, and I'm glad he's one of those guys that's leading his organization to the right direction. E dunque ringraziamo il nostro Riccardo Ferraris, che ha realizzato questa bella intervista in cui Kevin Durant insomma si è un po' raccontato. Adesso tocca a Edi raccontarsi un po', perché tu sai che durante Basket Mania noi di solito prendiamo un giocatore e facciamo la raffica di domande, botta e risposta. Quindi io che c'entro? Tu non sei un giocatore, appunto, però sei molto vicino ad esserlo per esperienza, e allora abbiamo deciso di farti la raffica di domande proprio qui in studio. Dunque lascio la parola a Manuel Follis. Sì, anche perché proprio perché li conosce tutti, li vede quasi tutte le settimane, gliene abbiamo fatte una marea, tutte difficili secondo me abbastanza. Rapido, Edi, ti chiediamo, senza pensarci di stare da una parte o all'altra, possiamo partire con la grafica, e partiamo con Keith Langford o Jason Rich? Langford. Joe Ragland o Jerome Dyson? Dyson. Anosike o Mbakwe? Anosike. Cinciarini o Marcus Green? Cinciarini Andrea, immagino. Sì, Andrea. Andrea Cinciarini. Quinton Ozley o Omar Thomas? Assolutamente Omar Thomas. Hackett o Moss? Hackett. Donald Taylor o Matt Walsh? Matt Walsh.
Ah, è gentile. Stefano o Alessandro? Così però mi faccio odiare da tutti e due. Alessandro. Allora, E-Dinner, Travis o Drake? Drake. Melli o Polonara? Mi volete male. Vado con Nicolò, quindi Melli. Bargnani o Gallinari? Danilo, assolutamente Danilo Gallinari. Rimaniamo in NBA, Belinelli o Datome? Per quello che ha fatto adesso Belinelli e per quello che sta facendo in NBA Belinelli. Ne abbiamo parlato in trasmissione, LeBron James o Kevin Durant? Kevin Durant. Larry Bird o Magic Johnson? Magic. Ah, qui, Eurolega o NBA? Eurolega, assolutamente. Questa è pizza o sushi? Ma chi le partorisce queste cose? Perché questa la lega molto con il basket, sushi se lo prende la Sgaravatti, quindi io vado con la pizza. Ecco. E per finire, vivere Milano o Roma? Pavia, che è la mia città. Va bene, grazie Edi. Va bene, ti offrirò un sushi di Dembischi, ti offrirò, sì, io un sushi. Sì, e ci andrei da e sola. E tu mi offrirai una pizza. No, perché guarda che il sushi è buono, devi assaggiarlo, non è male, non è male. Pizza o sushi, Manuel? Sushi. E Dani? Pizza e sushi. Vabbè, va bene, tanto tu sei in linea, puoi esagerare. Ragazzi, siamo arrivati alla fine della puntata. Io intanto ringrazio Di Dembischi, spero grazie che torna presto a trovarci. Assolutamente. E ciao anche a Daniele Cuzzolin. Ciao Silvia, grazie Manuel a tutti. Follis. Ciao a tutti, grazie mille, alla prossima. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook durante la settimana, Facebook e Twitter, scriveteci curiosità, domande, spunti interessanti. Ci vediamo comunque settimana prossima con Basket Mania. Buona settimana. We'll be right back.